Il presidente Gianni Chiodi da qualche mese annuncia che abbasserà le tasse. Siamo in un momento di crisi e quindi le tasse vanno pagate da tutti, ma in base al reddito. Lo ha affermato Alessandra Genco della segreteria regionale della CGIL in conferenza stampa a Pescara. All'incontro era presente anche Gianni Di Cesare, segretario regionale della CGIL. Attualmente si è detto l'addizionale IRPEF pari all'1,73% è uguale per tutte le fasce di reddito. Non è possibile, si chiede, maggiore equità fiscale attraverso una rimodulazione delle imposizioni partendo proprio dall'IRPEF. Per quanto riguarda poi l'avanzo finanziario, si è chiesto alla Regione di conoscere l'entità delle risorse che vuole mettere a disposizione rispetto alla diminuzione della tassazione. Considerata la crisi, sarebbe opportuno infatti utilizzare queste risorse per le famiglie, per i cittadini e le cittadine, puntando sul lavoro e cercando di creare economia e sviluppo. Sentiamo Alessandra Genco. La Regione ha annunciato degli avanzi, sappiamo che adesso è ufficiale, ci sono delle risorse. Noi chiediamo intanto di conoscere quante di queste risorse la Regione vuole mettere a disposizione rispetto a questa diminuzione di tassazione, e questo è il primo punto assolutamente essenziale. Poi come mettere a disposizione? Noi crediamo che la situazione di crisi abbia bisogno di un supporto delle famiglie, delle cittadine e dei cittadini della Regione, quindi il ragionamento va aperto e ampio. Sappiamo che ci saranno meno trasferimenti nazionali, ma il punto è sostenere il momento di crisi e quindi le cittadine e cittadini della Regione, ma cercare di creare sviluppo ed economia puntando sul lavoro.